pensieri vanno osservati senza coltivarli, senza scacciarli, cioè non bisogna forzarli, che altrimenti è peggio, senza scacciarli, ma neanche senza trattenerli, poi vanno via da soli. Sono come i bambini, sapete come fanno i bambini? Vogliono essere presi in considerazione, poi li prendi in considerazione e poi vanno via, no? Tranquilli. E così bisogna comportarsi, cioè l'approccio ai pensieri disturbanti della meditazione è la stessa cosa. No, la nuda attenzione, prenderne atto, ma senza alimentarlo, senza rimanerne ingabbiati, come molto spesso facciamo, perché un pensiero tira l'altro. Rancori o sentimenti negativi, eccetera. Pura attenzione, senza giudizi, poi lasciare scivolare via. Se vogliamo esercitarci a non farci dominare dai pensieri, all'inizio della meditazione facciamo in questo modo: osserviamo rinascere, quindi ci rendiamo conto che è nato un pensiero, ecco, è arrivato, quindi ce ne siamo accorti. Eh? Molto spesso il problema è che non ce ne accorgiamo e ti lasci prendere, vai con i pensieri, osserviamoli nascere, poi sospendiamo l'osservazione e lasciamoli cadere. Siamo noi a gestire se ci accorgiamo che c'è un pensiero, eh? In questo modo toglieremo la nostra mente autopensante, quella che non controlliamo, il timone della guida. Siamo noi che dobbiamo avere il timone della nostra consapevolezza, diventeremo consapevoli della possibilità di sperimentare quel vuoto della mente, perché senza pensieri, no? La mente si svuota, o quantomeno si svuota della iperattività di questo cervello sinistro, di pensieri, di preoccupazioni inutili, e poi si riempie di sensazioni reali, sentimenti attuali, che finalmente riescono a prendere piede, proprio perché trovano lo spazio. In questo modo, quindi, dicevo, sperimenteremo inizialmente il vuoto della mente e nello stesso tempo di essere rilassati, ma vigili. Ecco perché dicevo all'inizio, tutto si basa sull'attenzione, la capacità di concentrazione, non bisogna scambiare la meditazione con la sonnolenza, il rilassamento nel senso di perdere la presenza, la vigilanza, senza però questi pensieri disturbanti. Quindi i pensieri nascono dalle emozioni generalmente. Certe emozioni ci ricordano qualcosa, un pensiero del passato, si legano alla percezione temporale, ieri, oggi, domani, tra poco, poco fa è successo questo, succederà, quindi i pensieri e le preoccupazioni sono legati alla dimensione temporale. Nella meditazione la percezione del tempo diventa a poco irrilevante, perché bisogna concentrarsi sul presente, o meglio, neanche, cioè su ciò che accade, senza stare lì a vedere il passato, il presente, il futuro, ciò che viene, che cosa mi arriva? Arrivano sensazioni attuali, presenti, se togliamo di mezzo questi benedetti pensieri disturbanti. Quindi il tempo diventa poco a poco irrilevante, il passato non ci appartiene più, quindi è inutile. Inutile andarci, ormai è passato. Quindi è inutile il suo carico emotivo di ricordi, spesso legato a sensi di colpa, per ciò che magari poteva essere, non è stato, e tutta la complicazione mentale che deriva. Il futuro non ci appartiene ancora. Le proiezioni della nostra mente sono quindi inutili, affaticanti, dannose in definitiva. Allora lasciamo andare per il futuro. L'unico tempo che ci appartiene veramente è il presente, dal quale spesso sfuggiamo e dal quale non apprezziamo quasi nulla,
immersi come siamo a confrontarlo con le meraviglie del passato, magari gli impianti e cose, o le proiezioni grandiose, progetti per il futuro, ci perdiamo il presente molto spesso. Meditazione ci riporta invece al presente, anche la capacità di goderci il presente, la vita è solo presente. Le scoperte immense che possiamo fare derivano solo dalla profondità del nostro cambiamento interiore, per cui è possibile che tutto cambierà fuori solo perché tutto è cambiato dentro, senza cambiare nulla fuori. Cioè, l'importante è che cambiare questo modo di questo atteggiamento interiore, questo focalizzarci non più sul futuro, sul passato, ma sul presente, con attenzione, senza gestendo anche i pensieri disturbati. Acquisiremo così la serenità che ci darà la lungimiranza di ritenere che io mi rapporto al mondo in modo parziale, cioè ci renderemo conto che noi ci rapportiamo molto spesso in modo parziale al mondo, alla nostra vita stessa, proprio a causa della nostra coscienza limitata. Con la meditazione si è la coscienza, la consapevolezza di sé invece si espande, si approfondisce, come dicevo prima, la profondità, e quindi ci approcceremo, avremo un rapporto fenomenico più completo con il mondo. Saremo consapevoli di questo, veramente di questo, cadrà come un fiore secco la nostra abitudine a pensare inutilmente, a formulare giudizi anche su noi stessi e sugli altri, giudizi che sono su pensieri, non sono la realtà, sono qualcosa di costruito, no? Tutti questi giudizi negativi su di noi, sugli altri, in questa valutazione, ci sarà più facile aiutare anche gli altri, se non li andiamo a giudicare, no? Nel presente c'è soltanto che cosa? La presa d'atto di quello che l'altro è, l'accettazione. Se ci sono giudizi c'è l'accettazione. L'accettazione di quello che l'altro è, e quindi come andiamo ad aiutare così veramente gli altri, e inoltre saremo anche liberi interiormente.